L'associazione Amore per la Vita Onlus di Fano, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici, organizza a Fano il primo torneo internazionale di calcio amputati. Il torneo si svolgerà venerdì 2 e sabato 3 febbraio allo stadio Mancini di Fano e vedrà impegnate le nazionali di Italia, Turchia e Francia in un triangolare che metterà in palio la Coppa Città della Fortuna di Fano. Questo è un evento internazionale che combacia con il carnevale e si tratta di un evento di calcio amputati che comprende l'Italia, la Turchia e la Francia. È un onore per noi perché a Fano abbiamo Lorenzo Marcantonini, ma abbiamo ragazzi anche di Pesaro e ospitarli a Fano è un grande vanto per noi. È un evento dove il venerdì mattina saranno presenti già 700 adesioni di ragazzi studenti superiori e medie, quindi è l'invito che faccio alla città è di venire allo stadio Mancini venerdì mattina e sabato pomeriggio, che sarà un momento che toccherà tantissimi. L'Italia è al suo primo appuntamento internazionale ufficiale sotto l'egida della Federazione, un test importante in vista dei mondiali in programma in Messico dal 24 di ottobre al 10 novembre prossimi. La squadra azzurra con il suo atleta locale Lorenzo Lollo Marcantonini affronterà nella partita di esordio venerdì alle 10.30 la Francia, settima ai recenti europei ad Istanbul, e sabato alle 14.30 la Turchia, campione d'Europa in carica. Sì, sicuramente solidarietà, per noi è un grande momento di sport e sicuramente, come hai detto tu, ci si confronta con altre nazionali. E che nazionali? La Turchia è reduce dalla vittoria dell'Europeo di ottobre, quindi una delle squadre più accreditate per vincere il prossimo campionato del mondo in Messico. La Francia l'abbiamo già incontrata varie volte, l'abbiamo anche battuta nella semifinale tra il quinto e il sesto posto. Per noi sicuramente è un grande test sportivo, calcistico, e per vedere i miglioramenti che sono stati fatti in questi mesi, perché noi ci stiamo approcciando a una, diciamo, a una preparazione lunga per il mondiale, per poter meglio competere con tutti i top club nazionali che ci saranno al mondiale in Messico del 2018. Il torneo vedrà coinvolte anche l'ente carnevalesca di Fano e la nazionale italiana cantanti, che hanno trovato in questo torneo la cornice ideale per il convegno che si terrà venerdì pomeriggio nel salone della Fondazione Carifano a Fano, con l'esperienza di vita diretta dei giocatori stessi.